Si è svolto ieri il Consiglio Comunale di Roccella Ionica, durante il quale uno dei punti più dibattuti è stato il prestito richiesto dall'ente per la realizzazione di progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'amministrazione comunale ha sottolineato come tale operazione rappresenti un'opportunità strategica per ottenere finanziamenti necessari a migliorare infrastrutture e servizi. Allora, un consiglio comunale importante, tanti punti all'ordine del giorno, ad iniziare del primo, ovvero un prestito di 4 milioni d'euro, finalizzato però ad incassarne 14 milioni d'euro, ovvero la sommatoria di tutti i progetti che ci sono stati approvati tramite PNRR. Un prestito che si è ritenuto necessario fare anche perché il sistema del PNRR va a rendicontazione, ovvero lo Stato ci rimborsa ad ogni avanzamento dei lavori, quindi avevamo bisogno di liquidità immediata per avviare questi progetti, però è un mutuo che verrà estinto al più presto via man mano che i progetti per cambiare il volto di Roccella andranno avanti. Oltre a questo, un altro importante progetto in tema di efficientamento energetico, su cui oggi poniamo le basi, si discuterà anche degli eventi alluvionali dello scorso ottobre. Insomma, un consiglio ricco di spunti e ricco di lavoro come sempre. Nonostante i vantaggi illustrati, la minoranza ha espresso forti perplessità. Nicola Iervasi, in particolare, ha criticato l'accensione del prestito, ma anche sui tempi di convocazione del Consiglio Comunale, ritenuti troppo stretti per un'adeguata analisi delle questioni all'ordine del giorno. La cosa principale è che purtroppo le convocazioni del Consiglio Comunale sono molto molto ristretti e quindi noi consiglieri di opposizione non abbiamo la possibilità con 3 giorni utili di visionare una serie di atti che sono che compongono veramente un libro di tantissime pagine. E quindi noi che in un certo senso vogliamo fare politica veramente, ogni volta siamo sempre in difficoltà per poter essere preparati per quello che si va a discutere. Oggi in questo Consiglio Comunale si porta all'ordine del giorno la maggioranza, l'amministrazione porta come punto la necessità di attivare un prestito con Cassa Depositi e Prestiti del 30% di tutti i lavori finanziati dal PNRR qui a Roccella Ionica. E in questa circostanza noi saremo molto critici perché si tratta di un'operazione di prestito di ben 4 milioni di euro che viene fatta con la Cassa Depositi e Prestiti, dove ne beneficerà sicuramente la banca, ne beneficeranno sicuramente le ditte, perché viene fatto con l'intenzione di liquidare celermente le fatture delle ditte, però ne rimetteranno i cittadini, perché su 4 milioni di prestito i cittadini dovranno pagare ben cospicui interessi. Dopo si porterà in consiglio un accordo tra i comuni di Roccella, Gioiosa Ionica e Stilo per poter realizzare degli interventi comunali di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione esistenti. E qui abbiamo avuto difficoltà a reperire anche la legge finanziaria, la legge della Regione Calabria, ma siamo venuti a capo. Dopodiché c'è una variazione di bilancio di previsione finanziaria con una serie di contributi che sono giunti a Roccella per circa 300.000 euro e vengono spesi secondo noi in iniziative molto molto a malo modo, senza nessuna iniziativa che porta sviluppo e benessere. E infine c'è il bilancio consolidato 2023 e una cessione onerosa del suono comunale.